Il polmone verde di Messina collassa sotto gli occhi di tutti. La pulizia di Villa Dante richiede interventi immediati. Ad armarsi di guanti e tanta buona volontà è stato il gruppo social Riabilitiamo Messina. Noi vogliamo far passare un messaggio importante, che noi cittadini ci adoperiamo per il bene comune, però non facciamo nessun favore a nessuno e non vogliamo nemmeno che ci venga detto che noi non dobbiamo niente a nessuno, sono loro che devono a noi chiedere il pagamento dei tributi, perché questi sono lavori che dovrebbero fare loro. Ancora una volta il fai da te ha dato i suoi frutti. L'opera di potatura è stata portata a termine dai volontari, che però lamentano la promessa disattesa da parte dell'amministrazione. Da parte nostra c'è stata una volontà fattiva e diretta, perché noi siamo venuti qui in una cinquantina che si sono adoperati a pulire quest'area, tutte queste aree grandi, però da parte loro non c'è stato nemmeno un referente del comune che venisse qui a dirigere qualcuno per darci una mano. Devo essere sincero, c'è stato solamente uno scarrabile del lato 3 che alle 10 è venuto, noi abbiamo caricato dei sacchi, dopodiché non si è visto più nessuno. La collaborazione che loro avevano preventivato dietro conferenza stampa e oltretutto dietro l'aiuto dei cittadini, perché quello di questo si parla, non c'è mai stata. I messinesi hanno fatto la loro parte, ma i sacchi neri, pieni di immondizie ed erbacce raccolte nella giornata del 17 ottobre, sono ancora accatastati all'interno della villa, in attesa di essere rimossi.